che le eventuali posizioni, diciamo, passive di un correntista verso la banca possono essere compensate dall'eventuale risarcimento che può ottenere dal fondo di garanzia dei depositi. Ora, noi potrebbe stare anche bene questa previsione. Il fatto è che spesso gli istituti bancari non si comportano troppo bene verso i correntisti. Spesso attuano quei sistemi riassunti nel cosiddetto anatocismo che ha creato veramente tanti e tantissimi problemi ai correntisti. Quindi noi chiediamo che prima debbono essere assolutamente verificate eventuali posizioni di anatocismo e dopo eventualmente si può fare la compensazione, ma prima ridiamo ai correntisti ciò che è stato ingiustamente tolto, poi la compensazione. Grazie, Presidente. La ringrazio, deputato Pesco. E allora, se non ci sono altri interventi, lo pongo in votazione e dichiaro aperta la votazione sul 7.6 Pesco. I pareri sono contrari. Allora, colleghi, siamo in votazione, affrettatevi per favore. Arlotti. Russo. Allora, stanno defluendo i colleghi, prego, siamo in votazione. Eh sì, infatti. Allora, siamo in votazione del 7.6, i pareri sono contrari. Allora, c'è la deputata davanti qui che ecco, ha votato. Chi altro? La marca? Ci siamo? No, prego. Deputato Girolamo. Forza, colleghi. Gadda. Cenni. Sullian. Sanga. Ha votato. Forza, Sullian. Sta arrivando a posto, prego. Allora, mi pare che ci siamo. Sanga ha votato? Shulian? Fitzgerald? Binetti? Dell'Ai? Bene. Allora, forza. Fusilli, Vezzali, Dincecco, Fitzgerald, Pastorino, Quintarelli, va bene. Allora, Quintarelli ha votato? No. Micillo. Basta, diamo ai colleghi la possibilità di votare, forza. Va bene. Totaro. Veloce. Pinna.
Va bene, allora. Rabino. Allora. Va bene, hanno votato tutti, dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 141, contrari 266, la Camera respinge. Siamo al 7.9, Pesco, i pareri sono contrari. Deputato Pesco, prego. Grazie Presidente. Qui veramente secondo noi siete allo sbando totale. In quanto al posto di tutelare gli interessi dei cittadini e dei correntisti, qua si sta facendo veramente l'opposto. E mi riferisco al fatto che la direttiva europea offre degli spazi, diciamo, migliorativi, ok? Quindi si sta parlando di sistemi di garanzia dei conti correnti e il legislatore europeo ha proprio scritto che gli Stati membri possono limitare il tempo nel quale un correntista può chiedere rimborso nel caso in cui non gli sia stato riconosciuto. Gli Stati membri possono, non sono obbligati, possono. Secondo noi la limitazione del tempo in questo caso è una penalizzazione per il correntista.